Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e sono appassionato di elettronica fai da te e domotica. Nel video di oggi vi mostro come ho costruito un alimentatore variabile da banco. Per chi fa progetti di elettronica, l'alimentatore da banco è uno strumento indispensabile ed è per questo che prima o poi tutti se ne costruiscono uno. L'idea di base dietro un alimentatore da banco è di avere uno strumento che ci permette di dare alimentazione al circuito su cui stiamo lavorando, regolando la tensione e la corrente sull'uscita. L'alimentatore che ho costruito ha la possibilità di regolare la tensione da 0 a 36 V in continua in modo molto preciso e permette anche di limitare la corrente in uscita. Sul display viene mostrata la tensione che abbiamo impostato e la corrente che assorbe il circuito collegato. Inoltre ho aggiunto l'alimentatore delle porte USB, che sono molto utili per alimentare schede come ESP32 o Arduino, che mi capita di utilizzare molto spesso. Ma ora iniziamo! Per costruire un alimentatore da banco, la prima cosa che ci serve è un regolatore di tensione. Infatti è proprio questo il circuito che ci permetterà di regolare la tensione sull'uscita, che è la funzione principale che ci serve. È anche molto utile avere un display che indica la tensione che abbiamo impostato e la corrente che viene assorbita dal carico. Per il mio progetto ho comprato questo modulo, che costa circa 15 euro. Al suo interno ha un regolatore di tensione che va da 0 a 36 volt, e che permette di limitare la corrente in uscita. Sul davanti ha un display su cui viene mostrata la tensione e la corrente. Le regolazioni di tensione e corrente si possono fare in modo abbastanza preciso usando la manopola e i diversi pulsanti. Dietro abbiamo due morsetti di uscita per collegare il carico e due di ingresso a cui dobbiamo collegare un alimentatore. Nel mio caso userò l'alimentatore di un vecchio PC portatile che ha una tensione di 19 V e una corrente di circa 4 A. In ogni caso, un qualunque alimentatore a 12 o 24 V dovrebbe andare bene. Nell'alimentatore da banco volevo anche integrare delle porte USB. A un prezzo molto basso ho trovato questi due circuiti, che convertono la tensione che diamo all'ingresso a 5 volt, che vengono forniti sulle porte USB. Le porte USB avranno ognuna il suo interruttore e un LED per indicare se è accesa. Poi ci serviranno anche dei connettori per l'uscita, un interruttore per accendere l'intero alimentatore e un connettore per l'alimentazione. Ora che abbiamo i vari componenti, possiamo costruire l'alimentatore. Come sempre nei miei progetti cerco di curare oltre alla funzionalità anche l'estetica e il design. Inizialmente pensavo di costruire l'alimentatore con la struttura esterna in legno e i pannelli davanti e dietro in alluminio, riprendendo lo stile degli amplificatori audio anni 70. Dopo aver dedicato tantissimo tempo a tagliare, forare e rifinire i pannelli d'alluminio, mi sono accorto che per vari motivi non avrei mai raggiunto un risultato soddisfacente. Quindi ho dovuto abbandonare questa idea e ridisegnare tutto da zero. Stavolta ho deciso di realizzare tutti i pezzi con la stampante 3D, usando una combinazione di PLA nero e grigio. I pezzi sono tanti e per stamparli ci sono voluti alcuni giorni. In particolare ho stampato in grigio i pannelli per il davanti e il dietro dell'alimentatore, che hanno tutti i fori per montare i componenti. Sempre con il grigio ho stampato anche le quattro pareti laterali. Con il nero invece ho stampato dei profili ad angolo, che serviranno a unire le quattro pareti ai due pannelli davanti e dietro, e due cornici per coprire la giunzione tra i pannelli. Le cornici hanno anche dei piedini per rialzare l'alimentatore dal tavolo. Nei quattro profili ho messo da entrambi i lati degli inserti filettati M3, che ci serviranno per assemblare tutta la struttura. A questo punto ho iniziato ad assemblare l'alimentatore, partendo proprio dal pannello frontale. Nel pannello frontale ho messo per prima cosa il regolatore di tensione. Per collegare i cavi dell'uscita volevo usare dei connettori simili a questi, per
ma visto che non li avevo, ho adattato dei connettori per altoparlanti con dei pezzi stampati in 3D. Poi ho montato le due schede con le porte USB, usando dei supporti stampati in 3D. A fianco delle porte USB ho montato anche gli interruttori che serviranno per accenderle. Per ciascuna delle porte USB volevo anche mettere un LED. Ho scelto dei LED blu e ho saldato una resistenza da 2 kΩ sul positivo, oltre che due cavi per alimentare il LED. Da ultimo ho montato sul pannello l'interruttore che accenderà tutto l'alimentatore. Sul pannello dietro invece ho montato il connettore per l'alimentazione e la griglia stampata in 3D per far uscire il calore che viene generato dall'elettronica. A questo punto potevo iniziare a fare i collegamenti. Per prima cosa ho saldato su una mille fori un connettore a cui collegare l'alimentatore da PC che ho recuperato. In questo modo avremo un punto centrale da cui prendere l'alimentazione per tutti i componenti. Con due pezzi di cavo da 1,5 mm quadrati ho portato il positivo e il negativo presi dall'alimentatore all'ingresso del regolatore di tensione. All'uscita ho collegato altri due cavi che ho saldato ai due connettori di uscita, a cui poi verrà collegato il carico da alimentare. Per collegare le porte USB ho usato del cavo più sottile perché il carico sarà minore. Con due pezzi di cavo ho portato il positivo dell'alimentazione ai due interruttori che controlleranno le porte USB. All'altro pin di ciascuno degli interruttori ho saldato il positivo del LED corrispondente e un altro pezzo di cavo che ho collegato al positivo del modulo con la porta USB. Poi ho collegato il negativo delle porte USB e dei LED al negativo dell'alimentatore. Dove era possibile, ho protetto le saldature con della guaina termoretraibile. Comunque, nel fare i collegamenti ho seguito questo schema, che trovate sotto in descrizione insieme ai file da stampare in 3D. A questo punto possiamo iniziare ad assemblare la struttura dell'alimentatore. Prima però ho saldato tre cavi per fase, neutro e terra al connettore di alimentazione che starà sul retro. Poi ho messo sul pannello dietro una delle due cornici stampate in 3D. Con delle viti M3 ho fissato i quattro profili ad angolo al pannello dietro e alla cornice, usando gli inserti filettati che avevo messo prima. Poi ho posizionato l'alimentatore sul pannello dietro e l'ho fissato al pezzo stampato in 3D con delle fascette. Ora ci rimangono da fare i collegamenti della parte a 230 V, ovvero quella che comprende il connettore di alimentazione e l'interruttore principale. Prima però vi devo ricordare che la tensione di rete da 230 V può essere molto pericolosa, quindi è importante fare sempre molta attenzione e proteggere bene i collegamenti. Per prima cosa ho collegato i cavi di fase neutro che vengono dal connettore di alimentazione all'interruttore principale, usando dei terminali Fastom. Agli altri due pin dell'interruttore ho collegato due pezzi di cavo, che ho portato insieme alla terra a una presa volante. A questa presa ho collegato la spina dell'alimentatore. Invece il connettore di uscita l'ho collegato al circuito del pannello frontale. Certo, questa soluzione non è molto elegante, ma non volevo tagliare il cavo dell'alimentatore nel caso in futuro lo dovessi usare per altro. Dopo aver messo in ordine i cavi con delle fascette, possiamo finire di assemblare la struttura. Nelle scanalature dei profili ad angolo ho inserito i quattro pannelli delle pareti. Poi ho messo tutti i cavi all'interno e ho chiuso l'alimentatore con il pannello frontale. Attorno al pannello ho messo una cornice stampata in 3D. Come ultima cosa ho fissato il pannello e la cornice alla struttura con delle viti M3. Ora il nostro alimentatore da banco è finito. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione ho acceso l'alimentatore, che sembra funzionare. Ai connettori di uscita con positivo e negativo ho collegato due cavi che hanno un'estremità un connettore a banana e all'altra una pinza a coccodrillo. Per fare una prova ho collegato una lampadina a LED a 12 V.
Dopo aver impostato la tensione sul display ho attivato l'uscita e la lampadina si è accesa. Sul display vedo oltre alla tensione anche la corrente che assorbe la lampadina. Con un multimetro di buona qualità ho provato a misurare la tensione che arriva dalla lampadina, che era uguale a quella impostata sul display. Ho misurato anche la corrente e anche in questo caso la lettura del display era uguale a quella del multimetro. Quindi, pur essendo economico, il regolatore di tensione è molto preciso. Anche la funzione di limitare la corrente in uscita sembra funzionare bene. Con le porte USB, invece, riesco sia a caricare un cellulare che ad alimentare schede come Arduino o ESP32, e il fatto di poterle accendere e spegnere con i due interruttori è sicuramente molto comodo. In generale, sono molto soddisfatto di come è venuto l'alimentatore, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista estetico. Intanto anche questo video finisce qui e io spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se vi interessa l'elettronica, date un'occhiata al mio canale e magari iscrivetevi. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.